Buongiorno a tutti e benvenuti al sesto appuntamento del Covidiario, che è stata una delle nostre due iniziative nell'ambito del mese dell'educazione finanziaria, che è terminato lo scorso 6 novembre. Quest'oggi faccio da anfitrione perché a relazionare sarà il professor Fernando Greco, direttore scientifico della rivista di diritto del risparmio, che ci traccerà un bilancio delle nostre iniziative, quindi della nostra partecipazione a questa terza edizione del mese dell'educazione finanziaria, e ci fornirà degli spunti utili sulle criticità che l'educazione finanziaria ha ai nostri giorni, in particolare con riferimento all'emergenza epidemiologica. Lascio subito la parola al professor Fernando Greco. Grazie, ringrazio l'avvocato Antonio Zurlo, che oltre che ad essere una colonna portante della nostra rivista di diritto del risparmio, è stato il responsabile della comunicazione, ma direi anche della ideazione delle iniziative che la nostra rivista ha proposto al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell'Economia e della Finanza e che sono state approvate. Devo dire che, come a tutti noto, chi ci segue sa perfettamente che il 6 novembre c'è stata questa giornata conclusiva di questa terza edizione del mese dell'educazione finanziaria. E il nostro coinvolgimento, devo dire, è un po' in linea con quello che è dello spirito della nostra rivista, che in qualche modo ha sempre puntato, sin dalle sue origini, a dare un forte contributo in materia di educazione finanziaria. Le nostre iniziative hanno riguardato, diciamo, due ambiti diversi, quello un po' più ludico con l'enigmistica del risparmio e che si è conclusa appunto con la pubblicazione del quinto codice Verba e l'altra ha riguardato invece un ciclo di incontri che abbiamo appunto definito il Covidiario anche in considerazione del difficile momento che tutto il mondo sta vivendo, in cui abbiamo svolto sostanzialmente cinque appuntamenti che hanno tracciato il bilancio di alcune delle questioni, dal nostro punto di vista, più rilevanti e più significative per il diritto bancario finanziario, che è un po' stato quello la linea di ricerca e di approfondimento della nostra rivista, che però si affianca, come tutti sanno, al diritto delle assicurazioni e da poco evidentemente anche al diritto della concorrenza, perché abbiamo proprio recentemente inaugurato una nuova sezione del diritto della concorrenza, oltre alla compliance. Quindi chi più o meno ci conosce, sono contento e felice di poterlo dire, sono ormai in tanti, conoscono insomma la struttura della nostra rivista. Ora, l'approfondimento in questo mese dell'educazione finanziaria ovviamente si è un po' distaccato dall'impostazione dei nostri seminari online, dei nostri webinar che abbiamo fatto diciamo, in tutto l'anno. Poiché abbiamo cercato di rendere un po' più fruibili, un po' lontani appunto dal giudice, tutta una serie di argomenti per consentire anche ai non addetti ai lavori comprendere quali fossero alcune delle questioni sul tappeto. Come infatti io ho avuto peraltro modo di sottolineare nell'editoriale della rivista, che è stata del fascicolo numero 2 della rivista, fascicolo 2 2020, che è stato appena pubblicato peraltro e quindi è consultabile sul nostro sito, ho appunto evidenziato nel mio editoriale come intitolato appunto La chimera dell'educazione finanziaria, come sia fortemente necessario incidere fortemente sull'alfabetizzazione finanziaria in particolare ovviamente della nostra nazione, considerando che obiettivamente i dati e la fotografia, diciamo, di quella che è la situazione attuale ci vede obiettivamente piuttosto dietro rispetto ai nostri partner europei, e addirittura ci equipara per alcuni versi ai paesi in via di sviluppo. Dunque c'è molto da fare, bisogna rendere più consapevole diciamo, la società più in generale, ma direi chiaramente chiunque in qualche modo si interfacci col sistema bancario e finanziario, perché possa comprendere innanzitutto la tipologia delle operazioni, perché talvolta magari il tecnicismo, la difficoltà di comprendere alcuni termini, alcune, come dire, tipologie anche di contratti, spesso è un vulnus che può avere anche delle conseguenze negative Mi dal punto di vista. scusi se la interrompo, professore, ma la situazione è ancora più critica in considerazione del fatto che la fotografia è la stessa da quasi una decina d'anni. L'Italia è maglia nera nelle classifiche sovranazionali europee,
da più anni e quindi è la stabilità che aggrava, che concorre ad aggravare comunque la situazione molto precaria di per sé. Assolutamente sì, diciamo che questo ci vede relegati, come diciamo, diceva l'avvocato Zurlo, Antonio Zurlo, proprio negli ultimi posti per le conoscenze finanziarie. E devo dire che probabilmente i fattori sono di diverso tipo, probabilmente anche quello di aver spesso sottovalutato dal mio punto di vista anche dell'insegnamento scolastico. Un po' l'approccio anche delle nuove generazioni all'approfondimento di queste tematiche, che non sono tematiche di nicchia, ma sono tematiche che ovviamente hanno un'ampia sviluppo, considerando che oggi anche la maggior parte dei giovani, anche dei diciottenni, insomma, diciannovenni, hanno magari un conto corrente, utilizzano strumenti di pagamento e spesso magari non conoscono neanche in maniera puntuale le tipologie di contrattazione, i rischi che sono sottesi magari anche all'utilizzo di questi strumenti. Quindi direi che da questo punto di vista c'è veramente molto da fare e credo che l'iniziativa dell'educazione finanziaria che si è svolta in questo mese, insomma, che segue quelli precedenti, che seguirà sicuramente anche in futuro, potrà veramente dare un utile apporto e secondo me sarà anche un modo per sensibilizzare probabilmente non soltanto, diciamo, le generazioni più adulte, ma anche le giovani generazioni. Anche perché un mese oggettivamente è un periodo troppo ristretto per colmare il gap, però senza dubbio l'iniziativa ministeriale serve quantomeno a tamponare anche quella frammentarietà che molto spesso caratterizza le iniziative in tema di educazione finanziaria. Quindi anche avere un coordinamento unico potrebbe aiutare in qualche modo a sanare la situazione. Assolutamente sì, perché se ci sono iniziative frammentarie, isolate, probabilmente diventa veramente difficile rendere, innanzitutto diffonderle, no? Se c'è invece un'attenzione che viene catalizzata l'attenzione su un mese dedicato, probabilmente anche, diciamo, con una visibilità molto ampia di queste iniziative, noi l'abbiamo visto per la nostra rivista, moltissimi sono stati coloro che hanno partecipato alle nostre iniziative, vuol dire che evidentemente il messaggio si sta raggiungendo. Credo che da questo punto di vista bisognerà continuare, spero, l'anno 21 sono certo che per noi ci sarà ulteriormente la possibilità di partecipare alle iniziative in materia di educazione finanziaria, ma peraltro, diciamo, noi comunque continueremo nel percorso che abbiamo già intrapreso, nel senso che con il mese dell'educazione finanziaria non si esaurisce, diciamo, il nostro impegno in questa direzione, noi continueremo in modo diverso, come dice il mio amico avvocato Zurlo, diciamo, non andrò a spoilerare tutte le varie iniziative che noi faremo, ma vedrete chi avrà la possibilità, la voglia e diciamo, l'attenzione di seguire le nostre iniziative, vedrà che già a breve avremo tutta una serie di iniziative che dimostreranno anche l'attenzione delle giovani generazioni verso la materia del diritto del risparmio più generale, del diritto bancario, finanziario e assicurativo. Facendo un po', ecco, venendo un po' alle nostre iniziative, a parte, diciamo, il Cruciverba, che ha avuto un gran successo, perché insomma è stato sicuramente una curiosità, anche un po', devo dire, non per essere autoreferenziali, ma anche un po' per l'originalità della proposta, mi pare che il Covidiario abbia dimostrato anche la necessità di riflettere, sebbene, diciamo, a livello, diciamo, con interlocutori molto autorevoli si sono seguiti nelle nostre iniziative, il colloquio anche informale su alcune tematiche apparentemente complesse, credo che sia stato l'elemento determinante, ecco, del Covidiano. Voglio ricordare, diciamo, anche interventi precedenti all'iniziativa, come quello della consigliera di Corte di Cassazione, la professoressa Maria Gorgoni, che è intervenuta su interessi corrispettivi e moratori nel contenzioso bancario. Il consigliere, il professore Aldo Angelo Dolmetta, che è intervenuto su un altro tema molto delicato, che è quello appunto sull'influenza del coronavirus sulla contrattualistica bancaria, che è stato un po' ripreso, e magari qualche cenno lo dirò, anche da un seminario successivo. Il professor Claudio Colombo, che è intervenuto sia in una fase antecedente, parlando appunto del rapporto tra interessi moratori e usura, sia nella fase antecedente alla decisione delle sezioni unite, sia nella fase successiva, che poi si è collocata esattamente all'interno del mese dell'educazione finanziaria, devo dire, fornendo diciamo, un approccio, una riflessione da un lato tecnica, ma dal mio punto di vista molto semplice e utile,
che ha consentito di trasferire, diciamo, anche i non addetti ai lavori, quali sono i contenuti della decisione delle sezioni unite e qual è stato poi il vero problema del rapporto tra interessi, moratori e usura, che ovviamente è un tema di ampia portata e che riguarda più in generale il mondo, il sistema della contrattazione bancaria. Ora, nel mese poi specifico dell'educazione finanziaria abbiamo avuto la professoressa Benedetta Sir Giovanni, anche lei che ha relazionato sulle implicazioni dell'emergenza epidemiologica sui contratti di durata e dando secondo me degli spunti di riflessione veramente molto interessanti in materia di rinegoziazione dell'originario accordo contrattuale. Tema questo assai complesso perché mette un po' in discussione il principio del contratto a forza legge tra le parti e pacta sunt servanda, perché fondamentalmente anche l'evento pandemico ci ha riportato un po' sulla necessità di interpretare i contratti anche con una sorta di buona fede reciproca, di cooperazione tra le parti, il principio ovviamente in generale, la materia della contrattazione, che impone forse in situazioni eccezionali e in particolari contesti la necessità di rinegoziare l'accordo anche attraverso magari una riduzione, supponiamo, in un contratto di locazione commerciale del canone proprio a seguito dell'emergenza epidemiologica. Ecco, questo credo sia. Quasi una rimodulazione dei dogmi, potremmo dire, della materia contingente Assolutamente all'emergenza sì. epidemiologica. Sì, Antonio, è vero, proprio questo e tra l'altro credo che su questo bisognerà anche le nostre future iniziative continuare perché effettivamente il problema che non è risolto, nel senso che noi abbiamo chiuso una fase molto critica che è stata quella del lockdown, però ancora oggi in questa situazione un po' più variegata, non è un lockdown nazionale, è un lockdown a macchio di leopardo con varie tipologie di colorazioni, però fondamentalmente questo pone ulteriori problemi sui contratti. Immaginiamo i contratti di locazione commerciale nelle regioni rosse o arancioni dove non c'è la possibilità di svolgere attività di ristorazione e chiaramente lì dal mio punto di vista si apriranno di nuovo fronti di contenzioso che non potranno non tenere presente una necessità di cooperazione in buona fede tra le parti, laddove magari il contratto di locazione è chiaramente finalizzato allo svolgimento di un'attività che non può essere svolta per ragioni chiaramente di tutela della salute pubblica, a seguito ovviamente di decreti di DPCM e di decreti poi specifici nelle singole regioni che impediscono lo svolgimento di qualsiasi. Ribadisco poi l'intervento di Colombo, del professor Colombo, che ha di nuovo parlato appunto degli interessi di mora e disciplina di chiusura, al quale ho fatto già cenno prima, l'intervento del nostro, diciamo, collega, tra virgolette, di rivista, oltre che amico, l'avvocato Michele Lecci, e che è direttore editoriale della nostra rivista di diritto del risparmio e che oggi è associato nello studio Arendt e Medernach nella sede di Lussemburgo, e che ha trattato anche lui, devo dire, un tema innovativo, qual è appunto l'intervento della tecnologia nel settore dell'intermediazione finanziaria e il passaggio, diciamo, da quello che è il modello un po' tradizionale di business bancario con le nuove, appunto, tecnologie. Quindi, aprendo un fronte anche qui molto ampio, perché qui si apre un fronte di tutela della clientela, magari anche una clientela poco avvezza, diciamo, all'utilizzo degli strumenti tecnologici, e quindi chiaramente individuando delle possibili soluzioni e sulle quali, secondo me, anche qui occorrerà ulteriormente riflettere. Credo, se sei d'accordo, Antonio, credo che la nostra rivista, da questo punto di vista, debba necessariamente farsene carico. Abbiamo avuto anche l'intervento del professor Gianfranco Liace, che appunto ci ha parlato un po' di questo investitore irrazionale e diciamo, l'educazione finanziaria, un po' appunto questo titolo un po' provocatorio del suo intervento, che ci ha dimostrato come spesso diciamo, le scelte degli investitori non siano dettate da una vera e propria consapevolezza e come in qualche modo anche diciamo, possono essere influenzati i comportamenti umani. Quindi c'è un problema anche di educazione comportamentale e di come vi è la reazione, soprattutto nel settore degli investimenti finanziari, come le reazioni non sono sempre diciamo, legate essenzialmente ad una effettiva informazione, ad una consapevole scelta, ma influenzate da tutta una serie di fattori e anche qui diciamo, abbiamo anche un po' riflettuto con Gianfranco Liace della necessità appunto di superare il problema dell'eccesso di informazione che spesso in realtà raggiunge tutt'altra finalità che è quella appunto di disinformare quantomeno sulle cose più specifiche relative appunto all'intermediazione finanziaria. E poi come sia necessario, e questo anche credo sia un'ulteriore riflessione,
che la classificazione delle clientele, che magari noi già troviamo nel testo unico della finanza, in particolare ovviamente nei decreti, nel regolamento Consob, cioè quella tripartizione di clientela, debba subire un ulteriore, come dire, momento di riflessione, perché anche all'interno della cosiddetta categoria cliente al retail e cliente al dettaglio, non tutti ovviamente hanno la stessa posizione. E questo è dimostrato anche come è differente la reazione anche per fasce di età rispetto a scelte di investimento. Quindi questo è un ulteriore tema, spesso poco battuto nel campo giuridico, ma del quale credo noi ci dobbiamo in qualche modo farne e farci parte diligente nell'approfondire anche questo aspetto inerente alla clientela. L'ulteriore appuntamento è stato quello della professoressa Giovanna D'Alfonso. Anche lei ha relazionato su un tema interessante, potremmo dire classico della materia del diritto bancario, ma direi tra virgolette classico perché anche questo un po' influenzato dalle recenti vicende pandemiche, ossia quello della modificazione unilaterale dei contratti bancari, il cosiddetto ius variandi, che apre dei fronti tra l'altro interessanti di riflessione sia dal punto di vista di quelle che sono state le decisioni giurisprudenziali e arbitrali in materia di ius variandi, sulla legittimità in alcuni casi dello ius variandi applicato dalle banche. E magari è anche, diciamo, no, magari direi che l'argomento in qualche modo l'abbiamo anche tracciato con l'ottima relazione e l'intervento della professoressa D'Alfonso, una riflessione legata anche alla legittimità dello ius variandi in questo momento particolare, diciamo, di epidemia, in cui eventualmente ulteriori costi potrebbero a spasso essere trasferiti sulla clientela e con delle conseguenze anche naturalmente dal punto di vista oneroso. Anche qui si apre un fronte, secondo me, interessante di riflessione che riguarda ovviamente anche qui la consapevolezza dei clienti, quindi all'accrescimento della consapevolezza dei clienti, che diventa appunto un elemento fondamentale proprio per evitare, diciamo, eventuali conseguenze pregiudizievoli. Ecco, direi che in questa prospettiva credo che il Covidiario abbia colto nel segno, nel senso che il nostro obiettivo era proprio quello di individuare alcuni aspetti, come dire, più specifici, trattandoli ovviamente con quell'approccio non tipico, come dicevo prima, del tecnicismo. Credo che il risultato sia stato utile. Credo che siano venute fuori, tra l'altro, una serie di riflessioni che potranno essere, appunto, come dicevo prima, riprese e sviluppate anche all'interno della nostra rivista. E complessivamente credo che il quadro possa dirsi più che positivo. Ovviamente noi continueremo in questa direzione, continueremo già nei prossimi giorni con una serie di interventi e di appuntamenti della rivista di diritto del risparmio e ovviamente continueremo quella che poi è la nostra anche impostazione di rivista più tradizionale, come che tutti ormai conoscono, che è quella appunto degli approfondimenti specifici, quindi sia di dottrina in maniera un po' più analitica e accademica, e sia un po' più pragmatica, direi un po', come dire, professionale, con la individuazione della giurisprudenza togata e non, che in qualche modo incide naturalmente anche sulla tenuta delle operazioni, in alcuni casi la tenuta e sulla correttezza dei contratti sottoscritti. Direi che qualunque iniziativa, diciamo, fatta dalla rivista, che devo dire che è stata sostenuta non soltanto ovviamente da me e dall'avvocato Zurlo, che ovviamente collabora, diciamo, in maniera significativa con come tutti sapete, con la rivista, da un gruppo ovviamente di persone che supporta in diverse direzioni, diciamo, l'attività. E con loro, tutti loro, va veramente un mio sincero ringraziamento. E lo faccio con convinzione, perché io penso che, almeno per quello che oggi rappresenta la nostra rivista di diritto e risparmio, raggiungere tutto sommato in un tempo abbastanza breve dei risultati così significativi non era affatto scontato, anzi direi che probabilmente non lo era per niente. E invece i risultati ci dimostrano e anche le gratificazioni che ci sono riconosciute anche direttamente attraverso mail che ci sono state inviate e di apprezzamento per il nostro lavoro, vuol dire che c'era la necessità probabilmente in questo ambito di individuare un momento, uno spazio di riflessione come il nostro. Spazio di riflessione ovviamente che è ovviamente, come dire, è distribuito in maniera diversa rispetto a quello che è l'approccio della rivista. E,
Ringrazio dunque il comitato di direzione, il comitato editoriale, la redazione, il dottor Marco Ghironi, il dottor Pierpaolo Verri, la dottoressa Laura Albanese, il dottor Casalini, la dottoressa Meglio. Adesso non vorrei che mi sfuggisse qualche nome, ma insomma a tutti loro va veramente il ringraziamento perché se, ovviamente a parte tutto il comitato scientifico naturalmente che, della rivista che anche dà un significativo apporto al successo delle nostre iniziative, direi che senza questa squadra giovane, dinamica, competente, perché direi che prima di tutto c'è la competenza di un gruppo giovane che evidentemente ha fatto una scelta anche di vita, cioè quello di approfondire e continuare a studiare queste materie anche nel dopo laurea. Tutti loro appunto parte sono avvocati, hanno dottorato di ricerca, hanno completato il percorso di dottorato di ricerca, quindi un gruppo veramente obiettivamente molto molto valido e che sta dando dei risultati dal mio punto di vista, così che veramente va a tutti loro il mio apprezzamento. Un particolare ringraziamento ovviamente ad Antonio per innanzitutto parte per il rapporto alla rivista di diritto del risparmio, naturalmente anche in particolare, visto che oggi noi stiamo parlando delle iniziative della settimana del mese, scusate, dell'educazione finanziaria, perché obiettivamente il suo apporto è stato essenziale e fondamentale. Di questo veramente ti sono grato. Io concludo ringraziando lei in primis, professore, per aver accettato, quindi per aver apprezzato le mie proposte e quindi per aver formalizzato la candidatura al mese dell'educazione finanziaria. E giustamente mi associo al ringraziamento sia dei miei compagni di team, perché i risultati si raggiungono solo lavorando di squadra, ciascuno nel proprio ruolo, ma lavorando di squadra. E chiaramente un ringraziamento sincero va anche ai relatori che hanno accettato con convinto entusiasmo, direi, sia il nostro invito, dimostrandosi disponibili quindi a partecipare alla nostra iniziativa e che ci dimostrano tuttora comunque l'apprezzamento anche per tutte le nostre iniziative e la nostra progettualità editoriale in genere. Quindi la ringrazio molto, professore. Grazie Antonio, ringrazio ovviamente anch'io tutti i relatori, molti di loro li rivedrete perché ci hanno, diciamo, già manifestato il loro interesse a partecipare a nuove iniziative, che ci saranno con anticipo, non posso spoilerare perché mi hanno messo il bavaglio, perché non posso, io È sono una... meglio lasciare una sana suspense. Lasciamo la suspense e non voglio vedere qua, cioè, un comitato di redazione, di direzione che non mi consente di poter proferire parole, quindi non lo faccio. Va benissimo. Allora, veramente grazie a tutti e a chi ci ha anche ovviamente ascoltato in questo periodo, chi ha letto i nostri interventi e ci vediamo prestissimo, direi molto presto, per le nostre future iniziative, delle quali a brevissimo vi daremo informazioni. Grazie, arrivederci a tutti e buona giornata. Arrivederci al prossimo appuntamento del Covidiario, che non si conclude qui perché con nostro piacere abbiamo avuto nuove manifestazioni di interesse. Arrivederci e alla prossima.